Lo so, mi starai già rimproverando, lo so, e a mia discolpa ti posso dire che non potevo non farlo. Allora, 2 giorni dopo aver caricato il Bucol, che oltretutto ho caricato 2 o 3 giorni prima che finisse il mese, quindi ero stata anche bravissima, nonostante avessi già sgarrato. Mi sono vista la pubblicità della Feltrinelli che con due, e lo saprei benissimo perché è ancora in atto, non so se finisce al 10, 11, 12 febbraio, non lo so, comunque puoi ancora correre in libreria. Praticamente è arrivata questa pubblicità in cui dicevano che con l'acquisto di 2 volumi economica Feltrinelli avevi in omaggio la coperta del lettore. Come potevo non prendere la coperta del lettore? Cioè, ho preso il telo l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, e sì, bellino, però niente di che. Quindi ho detto la coperta, ragazzi, cioè, pur sfigata che sia, anche se è in pile. E quindi ti faccio vedere che cosa ho acquistato per avere in regalo la coperta. Allora, di Daniel Glatteur, non so come si pronuncia, ho preso un regalo che non ti aspetti, questo al costo di 9,50 euro. Allora, la trama mi incuriosiva parecchio perché sostanzialmente la storia di questo ragazzo, che non ricordo come si chiama perché l'ho letta in libreria così, che è una sorta di nulla facente, insomma, gli piace proprio gestire la sua vita con molta calma, senza troppi impegni, senza troppi doveri. Quindi, finché di punto in bianco si ritrova a dover gestire un ragazzino che oltretutto scopre essere suo figlio. E da qui, insomma, la sua vita cambia, viene stravolta. Allora, oltre alla copertina che mi piaceva un sacco, di questo, ovviamente si sa dopo, questo padre e questo figlio che giocano insieme con le macchinine. Anche la trama mi interessava molto e quindi tra le varie scelte ho detto perché no? E preso. Il secondo libro invece è stato un po' più impegnativo da scegliere perché io pensavo che si potesse scegliere fra tutta la gamma a disposizione, però non essendo andato in una libreria Feltrinelli perché a Salò, ahimè, l'hanno chiusa, non si sa per quale santo, ma va bene. Mi sono dovuta accontentare della scelta che c'era e fra tutti quelli che c'erano, che non erano neanche tantissimi, ce n'erano alcuni che tra parentesi avevo già anche letto, quindi non mi sembrava proprio il caso. Tipo c'era Per 10 minuti di Chiara Gamberale, Il buio oltre la siepe, quindi ho detto no. Volevo un altro libro che avesse una trama che potesse comunque coinvolgermi. Alla fine il mio sguardo è caduto su un libro parecchio impegnativo, però tutti ne hanno parlato un gran bene, quindi mi sono detta, Laura, buttati e lo leggerai quando lo leggerai. Parlo di José Saramago con Cecità. Anche di questo non ti sto a parlare, anche di che, di questo non ti sto a parlare perché ne hanno parlato all'infinito. Forse io sono una delle poche che ancora non l'ha letto e quindi non mi soffermo né sulla trama né su nient'altro. È un libro che so essere molto impegnativo. Questo, anche questo costa 9,50 euro e adesso ti mostro la coperta che mi hanno regalato. Allora, io anche qua pensavo di poter scegliere fra, dovrebbero essere 4 le coperte. Dunque, Il Tropico del Cancro, Tenera è la notte. Mi sembra di aver visto Peter Pan e la quarta non ricordo che cosa sia. Comunque sia, avevo a disposizione invece solo 2 coperte, c'è proprio la sfiga, ma vabbè. Ovvero Tenera è la notte e Il Tropico del Cancro. E mi sono detta, siccome l'inverno viene buio presto, la coperta deve tenere caldo. Tenera è la notte. Che di per sé, adesso apro, facciamo anche un po' di casino perché è bello anche così. La figata è che appunto la coperta ha questa copertina. Cioè, questa copertina. No, ma io ho dei problemi oggi, vabbè. Ha questo disegno stampato, ovvero proprio la copertina del libro della Feltrinelli
di Fitzgerald, ovvero Tenera e la notte. E adesso te la faccio vedere per intero, sperando di fartela vedere. Sì, ce la posso fare. E la coperta è questa. Cioè, ci starà tutta. Questo e questo. Madonna mia, già sonnana. Si vede tutta? Sì, dai, si vede tutta. Insomma, è in pile. È anche bella grande perché, ragazzi, è veramente enorme sta coperta di pile. Cioè, quindi mi sono detta: ok, Laura, adesso hai la coperta del lettore. Mi raccomando, cerca di cambiare casa perché in questa purtroppo non ci sta. Così poi potrai acquistare la poltrona del lettore. Cioè, vabbè. Comunque, intanto che aspettavo con i miei due libri, i miei due fantastici libri in mano, già pronti per ricevere in omaggio la fantastica coperta, Leonardo vagabondava per questa piccola libreria che oltretutto è su due piani e lui ha la passione per le scale, quindi saliva e mi diceva: mamma, vado a cercare un libro. Premetto che di sopra ci sono classici, saggistica, viaggi, qualcosa dedicato allo sport, musica, c'è proprio un reparto che per Leonardo la vita, no? Ecco, però lui pur di salire. Quindi è stato d'obbligo, no? Voltare lo sguardo e guardare anche altro. Mi sono trattenuta. Questo non ho potuto fare a meno di comprarlo perché costava 15 euro con la tesserina, perché io sono andata in una libreria Giunti, dopo 2 ore te lo dico, con la tesserina avevo lo sconto del 70% e quindi l'ho pagato solo 4,50 euro. Allora, la trama deve essere divertentissima. Il libro è di Jonasson, perché non può essere Johansson, è Jonasson, vabbè, lui. L'edizione è della Bompiani, è un libro che ha vinto il Gran Premio delle Lettrici di Elle 2012, cioè un premio prestigioso, oserei dire, ma vabbè. E ti sto parlando del centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Cioè, io, a parte che questo libro lo puntavo da mo', e sono incuriosita dalla scrittura di questo autore perché, non lo so, ha delle trame sempre un po' particolari. Questa sostanzialmente è la storia di quest'uomo che, non mi ricordo se fugge o non mi ricordo neanche dov'è che l'ho letta. Comunque, dietro dice: una commedia umoristica dal ritmo vivace, talvolta forsennato. Poi, un romanzo scatenato, prossimo alla dimensione esilarante del cartone animato. Siamo grati all'autore. E infine, difficile non farsi conquistare da questo arzillo incrocio tra Mr. Bean e Forrest Gump. Cioè, io non potevo lasciare qui questo libro. Perché a 4,50 euro, un librotto grosso così, ma quando cavolo mi capita su occasioni. Quindi mi sono detta: ok, poi ho brincato Leonardo perché ho detto: Leo, qua la mamma se no ti lascia giù altri 10 libri, non mi sembra il caso. Quindi ho fatto bene, vero che ho fatto bene? Ok. Quindi fammi sapere se anche tu hai approfittato di questa fantastica occasione della Feltrinelli o se stai andando ad acquistarlo, fammi sapere che libri hai acquistato e fammi sapere che coperta hai preso tu. Quindi io con questo ti saluto, ti chiedo ancora perdono perché io non lo so se riuscirò quest'anno a uscirne viva con questo buon proposito di comprare meno libri, perché come vedi già 2 mesi, già 1 mese mi sono già fregata, ma vabbè, confidiamo nel prossimo, anche se non voglio dire altro, non lo so. Anche perché in libreria ho addocchiato altri libri. Aiuto. Vabbè. Comunque io con questo ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao.